Il video che state per vedere è girato dalle videocamere domestiche di questa signora. Lei vive da sola con i suoi gatti e li adora. Li considera come se fossero suoi figli e loro sono anche molto affettuosi con lei. In un certo senso non vive sola, perché può godere della loro compagnia. Ma dentro quella casa, oltre a lei e ai gatti, sembra esserci qualcos'altro. Questa signora non è per niente sola e questo la spaventa molto. Aveva comprato delle telecamere che si muovono ogni volta che rilevano un movimento, come questa. Le aveva prese per tenere d'occhio i suoi gatti mentre non era in casa, ma da qualche tempo sta notando delle cose strane e non riesce a spiegarsele. Non sa se è la sua videocamera che ha qualche problema o se veramente c'è qualcosa che si muove tra quelle mura. Guardate. La donna si rende conto che quello che sta succedendo non è normale, ma non sa davvero come spiegarselo. Il punto è che questi fenomeni avvengono anche quando lei è in casa, magari quando è distratta e non può vedere subito da vicino. Guardate per esempio cos'altro ha ripreso la sua telecamera. Ma tra le cose più assurde accadute c'è sicuramente quest'altra clip. È un giorno come tanti, ed è seduta sul divano, quando... Queste situazioni mettono a dura prova la sua psiche, tanto da non riuscire più a dormire la notte e credere di essere diventata pazza. Senza i filmati nessuno avrebbe potuto prenderla sul serio, ma comunque si sente impotente di fronte a qualcosa che non può né vedere, né combattere, né spiegare. In assoluto la cosa più spaventosa che le è accaduta è questa, guardate. Sembra che qualcuno o qualcosa nella sua camera da letto stia giocando con lei. Non sappiamo cos'è successo a questa donna. Non sappiamo se alla fine ha lasciato la casa o si è risolto tutto. Ci rimangono tra le mani solo queste inquietanti riprese e un mucchio di dubbi che probabilmente resteranno per sempre irrisolti. Immaginate di essere in coda al McDrive in una sera normalissima. Siete lì nella vostra auto che aspettate il vostro turno, sicuri che niente di strano possa accadere. Vi state gustando il profumo del cibo che tra poco vi verrà servito. Immaginate la serata che avete programmato, magari a casa di amici o anche in solitaria a guardare una serie TV. Non siete soli in quel momento al McDonald's. Ci sono altre persone in coda sia davanti che dietro di voi. Non dovete stare lì per molto, eppure non siete preparati a ciò che si aggira lì intorno. Questo è quello che è successo ad un utente di TikTok di nome Chrissy Crunch. Riprende una persona molesta che si aggira da quelle parti.
Una persona che si avvicina proprio alla sua auto. Guardate. So this person just tried to get in my car a few times. Luckily all of the doors are locked. No, no, don't fucking do it. No. Yeah. Still locked. La TikToker ha fatto molto bene a chiudere le porte della macchina e lasciar perdere questa persona molesta. Sembra una donna, ma forse un uomo, probabilmente un senza tetto. Nessuno sa che fine abbia fatto questa persona sospetta e nessuno l'ha più rivista lì. È molto probabile che si tratti di qualcuno con un qualche problema, forse alcolizzato o fatto di qualche sostanza. Che sia una donna o un uomo, di questa persona non si sa praticamente nulla. E per un pelo, la TikToker Chrissy Crunch non se l'è vista brutta. Chissà cosa le sarebbe successo se non avesse chiuso le portiere in tempo. Forse oggi non avremmo questo video a testimoniare l'accaduto. No. Questo è il video di un altro TikToker, di nome Josh. Non è chiaro il motivo, ma nel video sta esplorando un penitenziario abbandonato. Un pazzo, insomma. Sono le 10 di sera, non è solo. Si è arrampicato in un punto pieno di celle vuote, o almeno così credeva. Questo è quello che ha ripreso. I may or may not have climbed up, because there's no stairs. Oh fuck! Oh fucking shit! Rallentando un po' il video, si può intravedere una figura umana immobile dietro una di quelle celle abbandonate. Per lo spavento Josh scappa via e il video si interrompe. Anche questa volta non sappiamo molto di più. Forse dopo aver visto quella cosa lui e il suo gruppo di amici sono scappati. O forse hanno visto anche altre cose lì dentro. Al di là del paranormale, anche questa volta la spiegazione potrebbe essere più realistica. Magari ci abita qualcuno lì dentro. Qualcuno di pericoloso che non vuole essere disturbato. Molte persone però credono che si tratti di qualche entità paranormale, quindi sono curioso di sapere da che parte state, paranormale o persone in carne ed ossa. In ogni caso non sappiamo quale penitenziario sia e non sappiamo se dopo l'upload di questo video a Josh e agli altri sia successo qualcosa. Una cosa però possiamo ipotizzarla, di sicuro non metteranno mai più piede lì dentro. Questo video viene da una mamma di nome Anna e sua figlia piccola di nome Evelyn. Dovete sapere che pochi mesi prima della registrazione del video il fratello di Anna è morto. La perdita è stata dolorosa per tutti. Questa persona è stata parte integrante della famiglia. Ad Anna però piace pensare che da qualche parte suo fratello vegli su di loro. Pensa che li osserva e li protegge. Quello che forse non si immagina però è che in un certo senso, forse, qualcosa li sta davvero osservando. Questo perché in un giorno come tanti altri, Anna riprende sua figlia con il telefono. La piccola Evelyn è in cucina sul suo seggiolone e si comporta in un modo molto strano. Guardate cosa succede. Who are you talking to? Who are you talking to? Who are you talking to? Evelyn, who are you talking to? Who are you talking to? Ad Anna tutto questo non piace. Lei chiaramente non sente nessuno. Forse pensa che questo sia solo un momento di fantasia di Evelyn. Capita che certi bambini si mettono a parlare da soli. Ma se non fosse così, se per davvero suo fratello e zio della bambina non se ne fosse mai andato... Magari se c'è ancora qualcosa di lui in quella casa, è un qualcosa che non vuole fare nulla di male. Ciò non toglie la preoccupazione di Anna, eppure non sappiamo cosa è successo dopo,
nemmeno se Evelyn ha manifestato altre volte questo tipo di comportamento. Anche questa volta possiamo solo speculare. Magari non è successo niente di che, o magari abbiamo assistito ad un tentativo di comunicazione paranormale. A voi i commenti. Quella che state per vedere è una vera e propria storia drammatica e spaventosa. Al di là che crediate o meno nel paranormale, ascoltatemi bene. Questa è la storia di Crystal e Damian, una giovane coppia felice, entusiasta della nuova vita che li attende. Li si può vedere felici e spensierati, innamorati alla follia. Sono il perfetto ritratto della felicità, e questa si è concretizzata nella casa che hanno acquistato mesi prima del loro ufficiale fidanzamento. La loro è una casa grande, bellissima, una colonna portante del loro rapporto. Lì dentro vogliono costruire il loro futuro, quello è il loro nido d'amore, è la cosa più preziosa che hanno insieme. Il problema è che quella loro stessa casa, quel loro prezioso rifugio, si trasforma in un vero e proprio incubo. È da tempo che iniziano a sentire dei rumori strani, fenomeni che non sanno spiegarsi. Tutto ciò sconvolge molto Crystal e Damian, ma vogliono vederci chiaro. Installano varie videocamere di sorveglianza e le spargono per tutta la casa. È il 6 giugno 2022, una delle loro telecamere, piazzata lungo il corridoio che dà verso l'ingresso, cattura questo. Come avete sentito, qualcuno sembra aver bussato alla porta, ma non c'è nessuno. A questo punto Crystal e Damian sono esasperati. Tutta la felicità che da sempre hanno provato, e per quella casa in particolare, sta cadendo a pezzi. Ma un giorno, mentre discutono in cucina, cade a pezzi anche qualcos'altro. Guardate. Proprio nel momento più intenso della loro discussione, diversi piatti cadono per terra. Ma queste sono solo alcune delle cose che gli stanno accadendo. Per farvi un altro esempio, una sera Crystal è tranquilla sul letto mentre è al cellulare, e questo è quello che accade.
Crystal non è sola quella sera. Anche se Damian è in casa, la donna è davvero terrorizzata. Non riescono proprio a spiegarsi quello che sta succedendo. La loro relazione ne sta risentendo e tutto quello che fino a quel momento avevano progettato sembra finito. Tutti i loro sogni, tutta la loro felicità sta andando in frantumi. Damian, in un recente video, cerca di spiegare la situazione. Le attività paranormali sono così intense che ormai non possono più vivere lì. Non possono restare in quella casa felici e tranquilli come se nulla fosse. Per quanto abbiano dormito in un B&B, la notte seguente ritornano in quella dimora maledetta. Provano un'ultima volta, fanno un ultimo tentativo di risolvere il problema. Quindi organizzano una seduta spiritica. Un gesto disperato e pericoloso. Vorrebbero chiedere a quella presenza di andare via, di lasciarli in pace, di lasciarli vivere il loro sogno. In un certo senso, riescono a capire che c'è effettivamente qualcosa. Ma forse non fanno altro che peggiorare la situazione. Guardate. La porta della doccia si muove, e questo per loro è troppo. Forse pensano che è andato storto qualcosa in questa seduta e scappano via, ancora una volta. Vanno di nuovo nel B&B, e alla fine non torneranno mai più in quella casa. Non sappiamo se si sono definitivamente trasferiti o se gli è successo qualcosa di terribile. La loro storia d'amore è stata messa a dura prova. Purtroppo questa è una storia terribile, la fine di una felicità genuina, inghiottita dal male e dall'inspiegabile, che li ha rovinati per sempre. È arrivato il momento di ringraziarvi per la visione e di augurarvi buone feste. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo che recentemente ho fatto una mega compilation dei video più spaventosi del 2022, quindi se volete andate a dare un'occhiata. Detto questo, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.